Ho, ho, ho! Buonasera, sono il chef Cannavacciuolo e questo è il mio programma televisivo. Benvenuti nella mia cucina. Allora, prendete un pomodoro, tagliate fine fine, bene bene, poi passami un panno gatta. Non è vero, non sono Cannavacciuolo, sono Dave Agapadora e benvenuti in questa stanza che mi ospiterà per tutto il periodo natalizio, il periodo in cui pubblicheremo questa serie in cui io, Dave, da solo e senza l'ausilio di nessuno, dovrò trascorrere il Natale senza internet, cercando di trovare delle attività alternative, procurandomi tutto l'occorrente. Vi ho parlato di Natale, ma qua di Natale non c'è niente, allora direi di creare un po' di atmosfera. Rimanete lì, eh? Eccoci qua. Ecco, mi sono procurato un po' di addobbi. Abbiamo questi che voglio usare per mettere su tutti i mobili. Qui abbiamo questo scatolone. Dove abbiamo tutta la roba dorata che renderà il nostro albero di Natale più magico. E qui invece alcune palle, alcuni addobbi arancioni che vanno in tono, insomma, con l'ambiente. Ma non ha senso avere degli addobbi se non abbiamo un bell'albero di Natale. Se vivete in un posto in cui gli alberi di Natale, cioè gli abeti, crescono alti e belli, prendete una bella sega, olio di gomito, ve lo tagliate un bel secchio con la terra, un bel vaso, lo piantate nella zona che più vi piace e addobbate il tutto. Io purtroppo vivo a Camigliano e quindi mi sono procurato un albero del genere, che è un albero artificiale molto cinese. La cosa divertente di questi alberi artificiali sono i rami. Eccomi qua. Questi rami sono molto simpatici e sono un passatempo. Perché? Perché sono chiusi e voi dovete aprirli così con le mani, cercando di dargli la forma quanto più naturale possibile per simulare i rami dei veri alberi, quindi dei veri abeti. A me piace aprirli un po' in tutte le direzioni, no? E non solo in un lato, distribuirli nelle zone vuote, così. E lasciare ovviamente la bella punta davanti. Questi poi vanno agganciati al nostro albero. Vedete, ce ne sono diversi. Andranno agganciati all'asta, diciamo, che li terrà, e andranno a formare il vostro albero. Ha iniziato anche a piovere fuori
e l'atmosfera si fa ancora più bella e rilassante, perché il rumore della pioggia ASMR. Comunque, avete il vostro albero, l'avete montato con i rami belli aperti per simulare i veri abeti, vi servono delle luci. Oh. Allora, le luci sono quelle che per prime a me piace montare sull'albero e poi mi piace testarle, dopodiché vado a mettere tutti gli addobbi, quindi mi do da fare con le luci. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Appena finito l'albero di Natale, adesso si respira un po' di aria natalizia. Comunque, non rimane che fare una cosa, fare una prova a luci spente per vedere l'effetto magico che questo albero dà. Allora siamo pronti in studio e godetevi la magia. Questa prima puntata della serie è tutto. Ci vediamo la settimana prossima.